termini, presidente dell'Empedoclino, intanto auguri per Grazie. il nuovo ente, abbiate fatto coppietta con la moglie. Sì, oggi è nata mia figlia, quindi dedichiamo questa vittoria alla nascita di Sofia. Partita sofferta, come vedete sono senza voce perché anch'io mi sono messo un po' a fare da allenatore, anche se abbiamo un ottimo allenatore che ci guida, però oggi abbiamo trovato una squadra messa bene sotto tutti i settori, però alla fine queste sono partite che alla lunga contano per vincere un campionato. L'obiettivo appunto dell'Empedoclino è quello di stare in vetta più in alto possibile fino alla fine. Sì, noi abbiamo costruito la squadra per lottare, per stare comunque là sopra fino alla fine. Poi vincere è sempre difficile in qualsiasi categoria, però noi siamo una squadra costruita per vincere e quindi speriamo alla fine di riuscire a portare a casa la promozione. Al termine del big match tra Empedoclina e Leonfortese siamo con Fabio Speranza. L'Empedoclina ha vinto 1-0. Fabio, una partita di grande sofferenza, alla fine l'avete portata a casa e rimanete capolista. Sì, hai detto bene, una partita di grande sofferenza perché la Leonfortese si è presentata con una gran bella squadra, hanno giocato benissimo per tutta la partita. Noi abbiamo trovato il gol subito con Alberto Galluzzo, l'abbiamo tenuta lì e l'abbiamo portata a casa. Anche queste partite si vincono, l'importante è vincere perché ci permette di stare ancora primi. Germanà, tecnico della Leonfortese, mister, avete perso 1-0, però siete usciti dal campo tra gli applausi perché avete giocato bene. Si gioca bene, ma si raccoglie poco. Abbiamo fatto una buona fase di costruzione, però in fase di realizzazione siamo stati abbastanza carenti. Gli altri hanno fatto un gol più di noi e il risultato è quello che conta. Un episodio, diciamo, che ha segnato la partita. Secondo tempo poi si è deciso, tra virgolette, di non giocare perché mentre il primo tempo si cercava di giocare a calcio, il secondo tempo vuoi anche per l'ostruzionismo che ci sta da parte della società dei locali dell'Empedoclina, diciamo che siamo cascati nella loro rete. Gli obiettivi di questa Leonfortese, come ha visto l'Empedoclino? L'Empedoclina ha visto una bella squadra, l'ho visto già giocare la settimana scorsa, una squadra abbastanza, come dire, quadrata, molto esperiente. Quello che ci manca forse a noi, un pochino di esperienza lì, soprattutto lì davanti. Gli obiettivi sono quelli di fare un buon campionato, i presupposti ci sono. Qualche pedina sicuramente la prenderemo da qui all'inizio del girone di ritorno. Penso che qualcosa si sistemerà in meglio.